Allora, ciao a tutti, bentornati al canale. Allora, oggi vi faccio la recensione, spero più veloce possibile, dei non so quanti sono, 10, 9, forse di meno. Profumi che puzzano di più proprio del mondo, cioè, che più puzzano al mondo, secondo me. Ovviamente tra quelli che ho sentito. Soltanto uno è un profumo commerciale, quindi tutti gli altri sono profumi artistici indipendenti, di nicchia, insomma, chiamate come pare. E adesso vi prendo uno per uno e vi faccio vedere, va bene? Allora, comincio dal primo, che è anche quello di cui consiglio, che consiglio di meno per quanto riguarda un eventuale vostro pazzo acquisto al buio. È il Marlou Ambilux, si chiama adesso. Io ce l'ho nella prima versione in assoluto, che è ambiguité, 50 ml ambiguité, e che sa. Diciamo, avete presente diciamo, l'organo maschile, no? C'ha il coso, poi c'ha la cosa, poi c'ha le cose. E questo sa proprio delle cose. Questo sa proprio delle cose, quelle sotto, capito? E non c'è poco altro da dire. In realtà io l'ho comprato perché ne fui folgorato completamente dalla sua bellezza. Da cotanta bellezza, però sostanzialmente state viscio, ragazzi. Questo è il concetto. Però è molto bello, cioè è un profumo in cui l'incenso si lega a queste radici puzzolose, a questo a questa nota di pepe, insieme al castoreum, che poi fondamentalmente è lo scroto dei castori canadesi, no, ovviamente riprodotto in maniera sintetica, ma tant'è, però è veramente bello, però è indossabile. L'ho messo due volte e per due volte mi è stato detto: ma che cazzarola ti sei messo, che puzzi di viscio da morire, quindi capite? Lui è il Marlou Ambilux. Poi abbiamo il Matthew Meleg Civet Cut Chypre. Guardate come lo leggete bene qua. Civet Cut Chypre. Questo è un profumo che è uno, penso, dei miei preferiti in assoluto del mondo. Questo profumo qui, io, cioè, credo che sia uno dei miei preferiti del mondo, perché è un bellissimo zibetto in apertura, che però poi va a finire su un, diciamo, lo zibetto qui è molto molto fecale in apertura, quindi se l'ho messo tra in questa classifica perché puzza di merda l'apertura, è come se il vostro figlio di 4 mesi vi fa una cagata di 4 kg di roba nel pannolino e va pesta a casa per 4 mesi e mezzo, quindi l'apertura è un po' così, però in realtà qui dura 10 secondi, dopodiché diventa un profumo levigatissimo, saponato, in cui il gelsomino, la rosa non si sentono tantissimo, ma lo cominciano un po' a rendere elegante, quindi andando verso il fondo diventa sempre più elegante e c'è sta un muschio di quercia, un sandalo, nel fondo è un muschio che, ragazzi, vi giuro, è una cosa che fa piangere. Questo profumo fa piangere per quanto è bello, però vi devono piacere ovviamente i chypre classici, proprio i chypre storici classici, puzzolosi da signora, e questo è il mio gioiello in assoluto. Non lo finirò mai e credo che ci farò un quadretto con questo profumo. Questo ci va fatto un quadretto, da penne al muro. E niente, se ho adocchiatelo perché io l'ho preso dal Canada, ci ha messo 4 mesi per arrivare a me, però se lo trovate in Europa, tipo da Equation Natural, non so, magari vi tengo informati, questo va sentito assolutamente perché è una meraviglia. Poi abbiamo un altro profumo, questo qui è il brand Olympic Orchids, questo qui è un sample che mi è stato mandato da Equation Natural, dentro a questa boccetta c'è arveleno. Questo qui sa di botte di argilla, di vaso di argilla vecchio dentro una casa abbandonata piena di muffa, che voi andate lì, ci mettete il naso dentro a questa, a questo vaso, e sentite proprio
quella puzza di chiuso, quella puzza di argilla di chiuso, di ammuffito, di stantio, di umidità, ecco, è un profumo che è umido, è terroso, argilloso, pastoso, è come se ti impastasse la lingua, cioè è proprio, è tipo la buccia della banana, quando ve la mangiate, ecco, poi dice, ma che te mangi la buccia della banana, che fa, come la dì, che scartano le bucce e si mangiano i fichi, no, però... La buccia della banana prima o poi la sentirete tutti nella vita, l'avrete sentita una volta nella vita la buccia della banana. E questo è un profumo che è pastoso in quel senso lì, però c'è un'argilla chiusa, torbida, ammuffita e vecchia. Ecco, quindi questo è indossabile, però secondo me comunque è un capolavoro. Salamanca di Olympic Orchids, per quello che doveva fare secondo me. La c'è riuscita benissimo, la profumiera è bellissimo profumo, però indossabile, puzza. Me devo sbrigare. Poi abbiamo il Rien Intense Incense. Questo qui è un profumo che sa de garage vecchio, de garage, ma questo è proprio de garage, raga. Avete presente la cantina dove avete biciclette quelle vecchie? L'attrezzi che magari dentro a casa dei tuoi nonni, dove i nonni ci avevano proprio, che ne so, i martelli, armadi vecchi, i scarponi che ci andavano nell'orto, cioè tutte le cantine, i garage vecchi proprio, i garage. Questo sa di garage vecchio è un profumo sostanzialmente in cui l'incenso del nome a me rimane soltanto sulla pelle dopo un'oretta, due, se cominci a sentire. Cioè per me l'incenso qui mi si comporta come nota di fondo, mentre invece sui vestiti questo profumo fondamentalmente è un cuoio aldeidato pesantissimo, chiuso, torbido, proprio sfacciatissimo. Allora... È molto elegante in realtà. Scusate. È molto elegante in realtà. In realtà. È molto elegante, però non è un profumo che io vi posso dire, ricevere un sacco di complimenti, perché sostanzialmente è un profumo che a primo impatto lo sentite e puzza. C'è un'apertura d'aldeidi fortissima, un cuoio molto molto maschile. Molto maschile, però fondamentalmente è concepito come unisex, però che, ripeto, a me mi sa a me mi sa di cantina vecchia, chiusa da 50 anni, ok? Con quelle pietre proprio vecchie nei muri, è presente? Comunque, vabbè. Poi il Kuros di Yves Saint Laurent è quello commerciale della linea, cioè comunque è quello commerciale tra tutti quelli che vi sto a far vedere. E questo qui mi ero innamorato di questo profumo, ci ho fatto le recensioni comunque quasi di tutti questi profumi. Questo qui è uno zibetto mielato, fougère, verde, aldeidato, che... no, di qua mi ci hanno messo Hylax. Allora, che è quasi saponoso, che è a metà tra il saponoso e la parte più merdosa dello zibetto. Quindi c'è questa commistione di contrasti da morire. Cioè, per me è un capolavoro e rimarrà per sempre. Però fondamentalmente mi rendo conto che puzza. È un profumo che puzzicchia, puzzicchia, può dare fastidio molto. E va indossato non lo so quando, non lo so. Però va sentito perché è un capolavoro. C'è una parte fougère per me troppo forte e è troppo forte anche il contrasto tra il miele e lo zibetto e questa parte verde fresca saponata in apertura. Il profumo può virare verso un aspetto saponoso, ma è un sapone sporco, cioè non è un sapone che sa di liscio, ma è un sapone che ha un retrogusto un po' di vecchio, un po' di pelle vecchia, un po' di fecale, non lo so, comunque bello. Puzza. Poi abbiamo Hyrax di Zoologist, Visual Sample, qua me l'ho spruzzato. Questo
allora riconosco che è un capolavoro di originalità, però puzza di stabio. Cioè, io abitavo in campagna e da piccolo i nonni c'avevano le vacche e io mi ricordo l'odore dello stabio delle vacche con quei pezzi di fieno che scappavano fuori dalla balla di merda, e questo è esattamente l'odore di quello stabio che ristagnava praticamente, che si incoceva al sole d'estate e che quindi emanava nell'aria questo odore, un misto tra acre, pungente e comunque merdoso. Allo stesso tempo ci sento una nota di anguilla sott'olio, sardina sott'olio, per dire la verità, perché è data dal pepe nero questa cosa. Ci stanno un botto di note in questo profumo, ma comunque è un accordo, l'accordo di Hyrax di Race, che è questo roditore che nel corso dei millenni caga su ste rocce africane, il sole le secca e nei millenni rimane sta pietra che più sta più diventa grossa, ma non per movimenti, diciamo, geologici particolari, ma perché questi roditori ci cagano sopra, continuamente pisciano e quindi come si dice? I sedimenti, no? Quindi si solidificano, si sedimentano, si dice, non lo so. Comunque, insomma, sta merda pietrificata viene utilizzata per questi profumi. In questo senso, in questo caso sarà riprodotta ovviamente in maniera sintetica, però comunque l'odore di stabio si sente. Questo profumo può essere sexy quanto vi pare, ma va sentito. Non lo vedo comprato a scatola chiusa perché fondamentalmente è un odore che tende più alla puzza che non al profumo. Quindi è ben lontano da ricevere complimenti, ecco tutto qua. Poi in assoluto il mio preferito di tutti, di sempre, tra i puzzoni, ma questa è una categoria a sé in realtà. Questo è il Secrétion Magnifique di Italie Bread Orange ed è un profumo, no, per me è stupendo, cioè un capolavoro assoluto. Non oso nemmeno pensare a cosa possa avergli detto la capoccia per realizzare questa cosa. Non sa assolutamente né di sperma né di... Sa un po' di sangue in realtà, c'è una parte metallica. È come se voi prendeste una lama, questa parte diciamo di alga fresca marina in apertura ricorda una lama d'acciaio freddissima che taglia la pelle, scappa fuori sto sangue, tu vai là, lecchi sto sangue e ti si arrampica sto senso di ferro e di ferraglia nella bocca, freddissimo. E questa scena truce e brutta d'apertura va poi a svanire nel fondo, in cui il sandalo, il cocco e questa nota lattea fanno diventare il profumo levigato, lo fanno diventare come se stendessero questo velo, diciamo, di morbidezza su questa scena di delitto iniziale, no? Ed è veramente bello, cioè è un profumo che ha un'evoluzione, penso una delle fragranze con l'evoluzione più belle che abbia mai sentito in assoluto. Non lo so, passa da questa scena di sangue a questa calma del fondo, ma comunque permane sempre quel che di metallico, anche se diventa molto più morbido, molto più levigato. Non sto parlando di dolce, non va aspettata il cocco, di are, eccetera. Qui c'è, non lo so, qui c'è un capolavoro, io mi sento fortunato avere questo sample, mi sento molto fortunato ad averlo preso a 6 euro questo su Notino, però se avete modo ragazzi prendete, cioè ci devo fare un quadretto anche con questo sample ci aveva fatto un quadretto, prima o poi non so se me lo comprerò mai in full size, perché fondamentalmente è un profumo che non ti puoi mettere per andare in giro, è molto importante come odore, però finché avrò modo di sentirlo da quel sample e non sarà cambiato e non sarà andato a male, io questo me lo tengo e quando poi sarà finito me lo ricompro. Ok, ho finito, ciao.